Gentili colleghi, vogliamo qui presentarvi un caso di omfalocele alla 13ª settimana. Da questa prima immagine, che tralasciamo, è quella di miomi presenti sulle pareti, in questo caso un grosso mioma di 9 cm della parete posteriore, ne vedrete qualcun altro della parete anteriore, ma non è questo il punto. Qui ci interessiamo di un omfalocele invece precoce, alla 13ª settimana di gestazione. Voglio premettere subito che l'omfalocele a quest'epoca richiede una particolare prudenza perché un omfalocele può essere considerato fisiologico in queste settimane quando è di piccola entità e si vede subito che è semplicemente uno sfiancamento piccolo dell'anello con un non vero e proprio erniamento di organi. Mentre invece in questo caso possiamo già cominciare a visionare che c'è un'ernia di vistose dimensioni con un anello o un varco abbastanza ampio da cui si erniano viscere addominali e prevalentemente in questo caso il fegato. Qua abbiamo la testa del feto, facciamo le comuni misurazioni, il biparietale e la circonferenza cranica, vedremo poi che la restante anatomia, a parte l'omfalocele visionabile a quest'epoca, è normale. Bisogna ricordarci che l'omfalocele è un difetto ventrale della parete addominale, da cui erniano visceri alla base del cordone ombelicale, quindi troviamo nell'insieme il cordone ombelicale che passa attraverso il varco. Ora qui abbiamo una sezione del torace, già vediamo in sua prossimità quel piccolo sacchetto che ha un contenuto tipicamente intestinale e che non è piccolo il varco, non è piccola la breccia da cui si verifica l'ernia. E soprattutto si vede palesemente un'erniazione di tessuto attraverso il sacco erniario. Ecco qui, qua possiamo distinguere benissimo che il tessuto all'interno del sacco è compatibile con quello del parenchima epatico. Si vede anche un piccolo vaso lì all'interno. Questa è la circonferenza addominale. Se guardate bene, in prossimità del varco, in prossimità della breccia, c'è un piccolo organo transonico, quello è lo stomaco, è come se fosse quasi in passaggio, in transito verso l'ernia. Ecco qui abbiamo la schisi, di cui misuriamo appunto la breccia varco, è abbastanza ampia. E poi vediamo proprio all'interno del sacco erniario, ricordiamo che il sacco erniario è solitamente rivestito da membrana, questo lo differenzia dalla gastroschisi anche, non ci sono organi fluttuanti liberi all'interno. Ecco qua l'ernia, misuriamo appunto di circa 19 mm per 16-17 mm il contenuto erniario e quindi siamo veramente di fronte a un omfalocele. Generalmente nell'omfalocele si ha l'intestino che è più frequentemente ornato, ma anche erniato, ma anche stomaco, fegato, milza possono essere presenti all'interno, questo in quasi oltre il 40% dei casi. Il quadro ecografico chiaramente varia in relazione alle dimensioni dei visceri erniati e la massa che fuoriesce dalla parete addominale in sede mediana e a livello dell'inserzione del cordone ombelicale ricoperta appunto da membrana. Per quanto concerne il polidrammio, può essere presente nel 30% dei casi, in questo caso vediamo solo un lieve aumento della quantità del liquido amniotico. La placenta è normoinserta, ecco qua col colore vediamo proprio il passaggio dei vasi verso il sacco erniario. Per quanto riguarda il da farsi, in questo caso è consigliabile il cariotipo, successivamente l'ecocardiografia. La consulenza già immediata con il chirurgo pediatra che potrà, in relazione all'entità, dare ai genitori i consigli utili sul da farsi e nell'evoluzione della gravidanza si controlla nel tempo, con un'ecografia l'evolversi del quadro. Ancora qui stiamo vedendo,
le strutture anatomiche che per il resto sono normali, per quanto siamo a 14 settimane vanno evidenziate tutte le ossa lunghe, la presenza delle estremità come stiamo facendo e in questo caso si vede chiaramente la mano, prima abbiamo visto l'altra e si escludono tutte le possibili evenienze malformative che possono o meno essere associate alla presenza di un omfalocele. E in questo caso ritorniamo a guardare il sacco erniario. Come si vede, è un'immagine molto nitida che ci mostra la presenza del fegato prevalentemente all'interno dell'omfalocele presente. Ecco qua vediamo l'addome, vediamo la breccia o il varco, il passaggio in transito degli organi verso il sacco erniario. Oh, qui abbiamo ancora la stessa proiezione, la stessa immagine e qui è molto chiaro, è molto evidente il tessuto epatico e in piccola parte anche intestinale nella parte superiore del sacco erniario. Chiaramente bisogna distinguere a quest'epoca che condizioni tipo il body stalk anomalie e non è questo il caso.